Alle primarie del centro-sinistra votare Massimo Cialente perché? Ma io credo perché in questi anni difficilissimi ho fatto mille cose, credo che il bilancio sia più cose indovinate di quanti errori ho fatto, come probabilmente avrebbe fatto chiunque, e soprattutto perché altrimenti sarei un Superman. E il secondo è perché questa città deve essere difesa, l'ho difesa dall'inizio, l'ho difesa anche attirandomi critiche di essere un litigioso rispetto al commissariamento. Finalmente si è compreso che avevo ragione io e che il commissariamento di fatto ha bloccato la ricostruzione per 2 anni. Ancora votare perché io credo che noi abbiamo acquisito ormai una tale competenza che non ha nessun altro. Io invidio alcuni di quelli che si candidano avendo pronte delle ricette, perché mi chiedo dove sono stati in questo periodo e come pensano di poter salire su questo treno in corsa. Noi riteniamo di poter assicurare una continuità di governo al giorno dopo delle elezioni. La terza è perché abbiamo un progetto strategico che adesso stiamo riprendendo, che non è un faremo, vedremo, perché è sostanziato da tanti atti amministrativi già compiuti che delineano un percorso complessivo della ricostruzione della nostra città, non solo nelle case, ma soprattutto nel suo tessuto economico, produttivo e in particolare sociale. Qui vicino c'è Giovanni Lolli. C'è mai stato un momento in cui tu non sei stato il candidato e lui invece sì, o in cui tu hai pensato di non essere il candidato? Momenti, io ho avuto una riflessione chiaramente e ne ho parlato spesso con Giovanni, perché la prima cosa mi sono dovuto interrogare su un aspetto, innanzitutto se fisicamente me la sentivo, perché confesso insomma ci voleva un po' di forza, e secondo perché volevo capire se sarei stato un buon candidato per il centro-sinistra. Ti sei convinto? Ci siamo convinti. Bersani che dirà? Bersani partirà dell'Aquila. Credo che sia la 10ª volta che viene all'Aquila, perché credo che di tutti i politici è stato sicuramente quello più presente, che segue quotidianamente, viene a sostegno innanzitutto delle primarie e poi viene anche a mio sostegno. E noi qui abbiamo una persona che ci ha messo il cuore, ci ha messo la testa e ci ha messo anche i piedi, si è mai allontanato dal primo giorno. E credo che l'Aquila ha davanti una fase 2, no? Che vogliamo tutti costruire, il Partito Democratico si è impegnato e impegnatissimo in questo. Ecco, bisogna che la fase 2 sia guidata da chi conosce le cose, da chi ha vissuto nel bene e nel male questa vicenda drammatica e che quindi deve darci la strada, deve indicarci la strada, deve prendere per mano tutti quelli che vogliono aiutare e dire dove si va. Massimo è la persona giusta, assolutamente, io sono qui per questo. Ci sono formazioni anarco-insurrezionaliste in questo paese che si stanno muovendo, come in altri paesi d'Europa, e che cercano acqua nella quale navigare, che sia Equitalia o che sia la TAV. Ecco, attenzione, su questo non si passa. Non è consentito concedere nulla alla violenza. Abbiamo già dato in questo paese. Ma noi abbiamo avuto recentemente un incremento dell'IVA che in un paese come il nostro ha provocato qualcosa sui prezzi. Siamo in Italia. Bisogna star sempre attenti quando si muove la tassazione indiretta. E quindi su questo io sono piuttosto cauto per questa ragione. Mentre invece sono molto convinto di quel che ha detto il Presidente Monti sul tema di una fiscalità che dia un'occhiata seria alle rendite finanziarie, a cominciare dal fatto che la grande finanza paghi un po' di quel che ha provocato, non è che deve ricadere tutto sui debiti pubblici, sul welfare e sull'occupazione. Come si sa, a me piacciono pieni i bicchieri di liberalizzazione. Non è vero che sono fatti solo, c'è qua stato qualche passetto indietro le cose del governo, c'è anche stato qualche passetto avanti, e nei passetti avanti c'è l'imprinting del Partito Democratico che si è mosso in quella direzione. Vabbè, diciamo così che questa vicenda ha segnato una ripresa del tema e quindi chapeau il governo Monti che ha ripreso alla grande questo tema. Dopodiché sulle singole cose, secondo me, adesso, cioè, la storia non è finita, ecco, secondo me si può fare ancora qualcosina in più.